Eccoci rientrati qui con me nella nostra cucina di vera estate. C'è Michael Canali, che è un barman nonché proprietario di un locale della Riviera delle Palme. Buongiorno, buongiorno a tutti. So che avete fatto le ore piccole, quindi è molto grazie piccole. Ancora di più per essere qui con noi. Tra poco Michael ci mostrerà la preparazione di un cocktail. Abbiamo scelto una preparazione particolare, un cocktail analcolico. Come si chiama? Si chiama Passione Infinita. Oh, Passione Infinita, benissimo. Ma intanto, per portarvi anche un po' in giro appunto in questa splendida giornata di sole e segnata da temperature molto elevate, io darei la linea al nostro Cristian De Razza. Buongiorno Cristian, di nuovo. Di nuovo buongiorno Stefania, siamo dalla spiaggia, siamo passati al Viniles, in mia compagnia c'è Gianni Schiuma e Paolo Love. Proveremo a fare una piccola intervista, ecco Gianni hanno iniziato tra loro, proviamo a fare serie per una volta. Allora iniziamo subito, la stessa domanda per tutti e due, partiamo da Schiuma, hit dell'estate. Le hit dell'estate sembrano molto difficile alla quale poter rispondere, ma noi diciamo Elodie Tribale, quando scivola lentamente sulla pelle. Wow, e invece per te? Allora, la hit dell'estate per me è Fedez, La dolce vita. Lo sapevo. Ecco, lo sapevano. Com'è la vita senza amore? Dimmi tu che vita è. Oh, mi sei mancata. Vabbè, proviamo. Molto furba. 24.000 baci. Non ci inventiamo più niente, ma lui è forte, Fedez. È forte questo trio. Allora, com'è la vita del DJ performer professionista in estate? Iniziamo da Gianni. Professionista no, lui. Dai Gianni. Rifaccio lo stesso refrain di prima, la vita del DJ performer in estate è sempre molto interessante, molta acqua, esercizio fisico lo fa Paolo Love, io molto meno. Se hai una famiglia con dei figli ce l'ha Paolo Love, ce l'ho anch'io. Ma dormite, mangiate! Molto più impegnativa, si mangia una volta al giorno, leggeri, pochi grassi, mente sempre lucida, mantra sempre attento e dritto verso l'universo che ci possa proteggere e aiutarci, soprattutto ad una certa età, ci proviamo sempre. Abbiamo sempre un grande entusiasmo, grandi idee e soprattutto amiamo la vita. In questo momento in cui probabilmente, facendo tutti scongiuri, abbiamo davanti un'estate in cui possiamo tornare ad essere noi stessi. Che fisico ci vuole? Bestiale. Stessa domanda anche per te. Che fisico ci vuole? Ci vuole tanto allenamento e il fisico sempre tenuto a stecchetto e forte. Aspetta, lui? Lui dai cazzotti è un pugile. Oltre ad essere un pugile. Sì, ma che se mai, prova a toccarlo è duro come un marmo d'acciaio, ma io lo spezzo sempre due. È vero. No, io faccio attività, poi abbiamo un'associazione, io e Jack Amabili, la East Coast Martial Art, quindi facciamo un po' di pugilato, un po' di arti marziali. Al mare ci andate oppure siete solo uomini della notte? Io ho le mie principesse, tutte le mattine le porto al mare e quindi sono tutte le mattine al mare, a me il mare piace molto. Le principesse che si chiamano? Emma e Vittoria. Quanti anni hanno? Quasi 8, 7 anni e mezzo, quindi se mi portano al mare io mi diverto tantissimo. Invece tu Gianni al mare ci vai? Lui ha delle gemelline meravigliose, io ho figli un pochino più grandi perché sono più vecchio. Ma al mare ci vai? Al mare quando posso, tuffetto, bagnetto, pla e via. È stato al mare, è stato in vacanza in Sardegna, capito? Non te lo dice. Non me lo dice, furbo il nostro Gianni Schiuma. Allora Gianni, la canzone del cuore. È molto difficile per me dire qual è la canzone del cuore, noi sappiamo di avere una discreta cultura musicale e per cui rispondere a questa domanda, se abbiniamo una canzone in relazione ad una pista piena, ad un'estate piena di stella, ad un periodo straordinario della vita, alla giovinezza, alla forza, al colore, direi Kiss the Prince. A te invece? Io sono molto legato alla canzone A te di Jovanotti, che è la canzone mia e di mia moglie, e io ho tanti ricordi con quella canzone, perché per me il matrimonio dopo un periodo della mia vita è stato un grande passo e sono fiero di questa canzone, mi piace e la canto spesso. Quindi l'amore della tua vita, oltre alle due bambine, è tua moglie. Antonella, sì, Antonella. Grazie Cristian! Grazie Antonella, a parte che secondo me grazie a una donna c'è sempre un grande uomo. Dietro un grande uomo. C'è sempre una grazie grande, al nostro Cristian De Razza che tra l'altro mi sopporta e mi supporta in tutto e per tutto, quindi più sopporta
E allora, grazie ancora. Noi dobbiamo salutarvi, ringraziamo i nostri ospiti. Noi abbiamo due donne meravigliose che comandano, che governano, per cui siamo solo dei suppellettili, siamo lì a disposizione, ogni tanto prendiamo anche qualche grande schiaffo. Dai. E giustamente, perché ce lo meritiamo, perché il nostro essere un po' rallentati e bizzarri ci porta ad avere un ruolo diverso, le nostre donne sono più razionali, sono più forti. Qua c'è sono della bellissime, filosofia. Le amiamo profondamente, mia moglie si chiama Martina. Ah, Martina, come la mia. Hai visto? Sta attento. Cristian, dobbiamo salutarti. Tutte quelle che si chiamano Martina hanno un carattere, porca miseria. Posso assicurare che si chiama Antonella lo stesso. Ma male Martine, porca miseria. Ci fanno barba e pelo. No, pelo e contropelo, una cosa del genere. Anche i capelli. Grazie al nostro Bene, Cristian De Razza. Bene, l'ultima domanda, poi restituiamo la linea allo studio. La più semplice, secondo me. Chi vi ha introdotto nel mondo della notte? Ce l'avete lì vicino. 1993, questo uomo qua, io ero un PR e mi ha detto: siccome sei un istrione, sei un po' così, c'hai questa vena artistica, dai, prova di due cavolate al microfono. E iniziai con la domenica pomeriggio al Flexus e già era un grande Gianni Schiuma e mi ha messo in questo il vocalist eccetera. Io, grazie a Gianni, sono Paolo Love. Invece a te, Gianni? Ho sbagliato, ho capito. Secondo me no, poi dimmi tu. Ancora mi chiedo ogni notte se potevo evitare di fare questo passo. No, Paolino è un grande. Io in realtà sono un po' più grazie Cristian, dobbiamo nel senso rientrare. Che ho iniziato nei primi anni 80 con un gruppo di amici e mettemmo su una discoteca in una vecchia balera qui sulle colline di Monteprandone, sopra San Benedetto, che si chiamava Why Not. Venivo già da un'esperienza radiofonica, ho iniziato a fare il DJ, per cui non c'è stata proprio una figura che mi ha introdotto, diciamo che ci siamo un po' introdotti e da lì sono 40 anni che continuo ancora a fare questo mestiere. Velocemente, prima di salutarci, cosa bolle in pentola per l'estate che ci aspetta? Beh, io ho come base questo locale che si chiama Viniles, che è aperto praticamente tutti i giorni, facciamo l'aperitivo, la cena e anche la musica, e ci divertiamo cercando di dare un ottimo servizio stando qui sul lungomare. Per il resto organizziamo eventi, ho in programma un grande evento da sabato 30 luglio a Piazza del Popolo ad Offida, che è una cittadina bellissima sulle nostre colline ascolane, in cui racconterò per 4 ore 40 anni di musica dall'82 al 2022 in una festa, speriamo, meravigliosa sotto le stelle. Assolutamente, i nostri amici telespettatori non mancheranno. Invece per te? Per me, tra eventi con la mia Juice Band locali, questa sera sono qui al Viniles con Viniles Radio. Non sapevo a chi chiamare. Chiamata. Esatto. Vabbè. No, comunque il giovedì ci saranno un'alternanza di DJ della Viniles Radio, questa web radio che è andata molto bene e ci sono tanti progetti e sposeremo questa causa di giovedì, quindi di volta in volta si alterneranno quelli che sono i DJ della web radio che è Viniles Radio. E, grazie alla Juice Band, e devo dire che si stanno sposando in tanti, stiamo facendo tanti eventi e marche Abruzzo eccetera eccetera. Non posso dire, anzi, il lavoro c'è, ce n'è tanto. Grazie. Bene, restituiamo la linea alla nostra Stefania Serino in studio, che tra pochissimo preparerà un cocktail. Stefania, grazie. Grazie al nostro Cristian De Razza. Torniamo con Michael, che è anche titolare di un locale, non l'abbiamo detto. Sono Come io, si ecco, chiama? Room 76. Abbiamo anche scritto. Al centro, quindi ecco, avete già come dire, ha accolto tantissimi turisti. Siamo già partiti. Cittadini sanbenedettesi e non. Li stiamo ancora aspettando. Anche se, diciamo, ancora sì, li stiamo aspettando. Lo dicevamo, insomma, fuori onda, è un'estate che forse deve ancora esplodere. Ecco, sta andando molto lenta, molto lenta. Cioè, ci si concentra più sul fine settimana. Esattamente, si lavora molto più il fine settimana. Si lavora più con San Benedetto. Senti, allora, passione infinita, giusto? Eccoci, sì. Dai, prepariamo questo cocktail. Allora, cosa si compone? Questo è un cocktail che è nato d'estate, è nato l'anno scorso e l'ho spinto veramente tanto perché è molto fresco, dolce e c'ho anche un tocco di piccante dentro. Addirittura? Sì, è formato da sciroppo di zucchero, passion fruit, estratto di ananas e ginger beer. Benissimo, adatto alle donne? Molto adatto alle donne. Palato femminile apprezza molto. Dai, allora, mostraci un po' come si fa, da cosa partiamo? Allora, partiamo dallo sciroppo di zucchero, che questo facciamo direttamente noi al bar. Ah sì? Quindi gli diamo, gli diamo una base. Ok. Per poi continuare col passion fruit, che è un frutto
che si trova prettamente in Sud America, quindi da quella parte dolciastra. Certo, molto gustoso, dai. Esatto. Ok. Poi continuiamo direttamente andando a mettere il ghiaccio. Mm-hmm. Allora io sposterei anche questi perché vorrei perfetto, facciamo vedere tutto bene. Certo, poi si può fare anche a casa, no? Questo si può fare come a casa, gli ingredienti sono molto semplici e facili comunque da prendere. Abbiamo un cucchiaio? Allora, facciamo subito. Ok. Adesso porto questa palettina un po' scomoda. Perfetto, okay. Ci siamo. Da qui continuiamo con un estratto di ananas. Mm-hmm. Mi piace. Molto esotico. Sì, 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 sì. Ok. Diamo una mescolata per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Quindi non far rimanere nel fondo la parte dolce. Oh, anche l'occhio vuole la sua parte. Certo, diciamo che voi ci siete mancherebbe. Noti per le presentazioni, le vostre bevande, i vostri cocktail sono sempre molto accattivanti. Vedremo alla fine appunto la preparazione. E poi terminiamo con il ginger beer, quindi quella nota fresca ma soprattutto piccante. Mm-hmm. Che dà un po' di spinta. Esatto, per non far rimanere comunque la bevuta piatta. Oh, oggi abbiamo scelto un cocktail analcolico, qualora esatto. Si voglia dare un tocco così di alcol. Beh, questo con un'aggiunta di vodka e bilanciando leggermente gli ingredienti crei un cocktail alcolico ma fresco allo stesso mm-hmm, tempo comunque. Certo. Poi continuiamo con un'essenza lime perché l'olfatto deve sempre ingannare le papille gustative. Ah, okay. Quindi quando vai a sentire l'odore, poi non devi percepire, devi percepire tutt'altro. Bene, quindi deve sorprendere. Cosa. Esattamente. Il gusto deve sorprendere. Esatto. Molto bene. E quindi poi andiamo a fare le nostre decorazioni. Vai. Quindi, naturalmente la cannuccia. Oh, c'è un profumo delizioso, eh? Allora, estate, quindi la menta deve esserci. Assolutamente. Assolutamente. Il passion fruit non può mancare, poi noi lo caramelliamo anche. Addirittura, facciamo vedere. Una piccola. Wow. Esatto, che poi questo verrà anche mangiato, consigliato prima. Accidenti. Per pulire soprattutto la bocca. E poi continuiamo con questi mirtilli. E il cucchiaino che serve naturalmente per. Oh, ma guardate che meraviglia! Chiudere il tutto. Guardate che meraviglia! Questa è passione infinita. Passione infinita. No? Passione infinita preparata dal barman Michael che è venuto qui a trovarci oggi per anche lanciare una proposta, no? Un cocktail che si può ripetere a casa qualora abbiate degli ospiti nel vostro giardino, sul terrazzo per un aperitivo insieme, no? Analcolico. Analcolico. E allora, posso assaggiarlo? Devi assaggiarlo, vado, ci mancherebbe, allora, certo. Allora, tolgo il cucchiaino, vediamo un po' com'è. Dissetante, fresco e molto gustoso. Anche molto bello da vedere. Grazie mille. E allora, grazie. Che estate sarà questa? Un'estate di ripartenza? Ci aspettiamo che cosa si mormora nei locali della Riviera? Ci aspettiamo una grandissima ripartenza dopo queste annate che abbiamo vissuto. Quindi sì. Speriamo di ripartire più forti di prima e corazzati soprattutto. Ovviamente voi siete per un divertimento responsabile. Ecco perché assolutamente. Si parla molto di movida molesta. E quindi noi abbiamo fortunatamente che una bellissima via che negli ultimi anni ha lavorato tanto per essere qui dove sta. Quindi sono contento anche dei locali che abbiamo a fianco, siamo un sacco affiatati e ci vogliamo molto bene. Andremo dritti per la nostra strada, molto responsabilmente. Beh, la professionalità paga sempre. Assolutamente. Grazie ancora a Grazie Michael mille. Per essere stato con noi. Provateci a casa a preparare questo cocktail Passione Infinita che, insomma, devo dire è molto 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 gustoso. Grazie ancora. Grazie la puntata mille. Termina qui. Grazie per averci seguito. Vera estate comunque torna domani alle 9 come sempre in diretta. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Arrivederci.